Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio laboratorio. Allora, oggi faremo la recensione, l'unboxing dell'aspirapolvere e aspiraliquidi della Parkside ricaricabile in vendita alla Lidl da oggi, che è il 28 marzo del 2019, a 79 euro. Io l'ho ricevuta in regalo dai miei amici perché il 25 marzo ho fatto il compleanno, ho pubblicato un post, anzi vi ringrazio, siete stati in tantissimi a farmi gli auguri con il mio faccione modificato da novantenne. Inserirò qua una foto di questo bel faccino modificato, e quindi vi ringrazio degli auguri perché eravate davvero in tantissimi. Ma i miei amici mi hanno fatto trovare questa mattina questa scatola con questo bel regalo. Solo che mi toccherà adesso pulire la macchina, non ho scusa con mia moglie, dovrò mettermi al lavoro. Va bene, proviamola subito. Funziona con la batteria da 4 ampere, è la stessa batteria che c'è sullo smontagomme, sulla smeriglia triangolare, e vedremo come si comporta. Quindi facciamo questo unboxing e mettiamolo subito al lavoro. E allora, però, come sempre, prima di aprire la confezione leggiamo l'etichetta che è riportata sulla stessa confezione. Questo apparecchio per pulizie polifunzionale senza cavo ci permette di eliminare senza fatica lo sporco sia umido che secco. È utilizzabile anche come soffiatore ed ha una potente batteria a ioni di litio da 20 volt e 4 ampere. È la stessa batteria all'indicatore dello stato di carica, premendo il tastino laterale ci dice che il livello è, perché si accendono 3 led, quindi gradualmente 1, 2 o 3 led ci indicano il livello basso, intermedio o massimo di carica. Il contenitore per lo sporco è da 10 litri ed è facilmente svuotabile perché basta semplicemente capovolgerlo e si svuota. Ha un supporto integrato per il tubo e per gli ugelli, quindi ci permette di lasciarli ordinati e non spargerli per il laboratorio o per casa. Ha un supporto anche per appenderlo a parete. Il caricabatterie impiega 120 minuti, quindi 2 ore, e poi si spegne automaticamente al raggiungimento massimo del livello di carica. La durata di utilizzo è di circa 20 minuti, la capacità di aspirazione è di 90 millibar, il volume del contenitore abbiamo detto che è 10 litri, il peso dello stesso utensile è solo 4,5 kg. Poi in dotazione abbiamo un ugello per le fughe, un ugello per i pavimenti, un ugello per gli interni, un'impugnatura con la regolazione dell'aria, basta farla scorrere, si regola la quantità di aria che deve aspirare, quindi si può addolcire o rendere più aggressiva. Ha un filtro di carta, il tubo dell'aria di aspirazione in 3 pezzi, un filtro a pieghe, il supporto a parete di cui parlavamo poco fa, e poi il materiale per il montaggio, praticamente le viti e i tasselli. La batteria è compatibile con tutti i prodotti della linea X20 V-Team, anche i prodotti che utilizzano la batteria 2 ampere possono utilizzare questa batteria. E la batteria è ordinabile tramite l'assistenza, comunque vi lascerò il link in descrizione. Giriamo il nastro, prima lateralmente e poi solamente gli angoli, per evitare di tagliare eventualmente i libretti di istruzione o altro. Quindi giriamo le due estremità. Dopodiché, apriamo. In questo caso avremmo tagliato il libretto di istruzioni e graffiato la superficie, nonché tagliato il tubo, perché era veramente molto vicino all'interno, appunto, libretti di istruzione, come sempre, da leggere e conservare. Il tubo da 1,60 m, il tubo in 3 pezzi. Questo è l'accessorio regolabile, basta fare scorrere questa parte, combaceranno dei fori e da qua si può regolare la potenza dell'uscita dell'aria. Altro accessorio a spazzola, questo è il supporto a parete, dopo lo vediamo bene. Una lancia per le fughe, comunque i punti difficilmente raggiungibili. Un altro accessorio, il caricabatterie, il sacchetto e la nostra piccola aspirapolvere. Allora, innanzitutto all'interno ci sono le viti che dobbiamo togliere subito. Questa è l'aspirapolvere. Bella, mi piace. Un bel regalo. Allora, protezione per la plastica. Questo è il vano per la batteria. Batteria che si rimuove premendo il tasto, come si rimuove dai trapani o dagli altri utensili, quindi si fa scorrere verso l'esterno, verifichiamo direttamente il livello di carica,
risulta carica al massimo, quindi posso reinserirla, anche se poi la recensione la farò con quest'altra da 4A che è già sotto carica, è abbastanza carica, quindi inverto, metto sotto carica nella mia battery station che ho costruito, anzi vi lascerò poi il link della costruzione di questa battery station. Allora, inserisco la batteria, fa un click, collego il tubo che si collega semplicemente facendo combaciare questa sporgenza con questa rientranza, quindi si preme e farà un click, ok, così è fissato. Vediamo che rumore fa. Perfetto. Allora, aspira, certo, non ha un'aspirazione molto potente rispetto agli aspiratori a corrente elettrica, più grandi ovviamente, quelli hanno una potenza maggiore. Allora, adesso lo proviamo direttamente, proviamo ad aspirare qualcosa, vediamo come si comporta. Però mi sono accorto, questo caricabatterie è da 2,5 A, quindi ideale per caricare le batterie da 2 A, mentre in dotazione abbiamo la batteria da 4 A, che solitamente Parkside fornisce col caricabatterie che sia da 3,5 A o 4 A, come questo Copernas. Questa è Copernas, le altre batterie sono anche Copernas, mentre queste di qua sono della Grizzly, quindi eventualmente è ordinabile come caricabatterie sul sito www.grizzlyservice.eu. Trovate comunque tutto sul libretto di istruzioni o sulle etichette delle stesse batterie. Iniziamo con qualcosa di semplice, semplicissimi pezzettini di cartone tagliati a quadretti. Accendo, vediamo come li aspira, quanto tempo impiega. Era un lavoro facilissimo, ma ci ha messo un attimo. Come avete notato, il filtro apparentemente sembra a rischio di essere colpito da eventuali trugioli, comunque qualcosa che aspiriamo che possa danneggiarlo, però è studiato in modo che ciò che viene aspirato venga spinto verso l'alto, perché questa parte costringe ciò che viene aspirato ad andare verso l'alto e ciò che va verso l'alto incontra questo ostacolo, quindi il filtro non verrà colpito, tutto ciò che viene aspirato prenderà un'altra traiettoria e andrà poi verso giù. Adesso invece proviamo ad aspirare questa secatura in cui ci sono pure dei piccoli pezzettini un pochettino più grossi, vediamo come va. Proviamo a vedere anche la funzione di soffiatore. Quindi invertendo la posizione, anziché la parte frontale, lo inseriamo nella parte posteriore, lo faremo diventare un soffiatore. Vediamo come va. Allora, è abbastanza potente, ogni volta per fare queste prove io creo un po' di disordine nel mio laboratorio, va bene. Adesso facciamo una prova con questi pezzetti di legno, non sono molto grandi, saranno circa 2 cm per 2, proviamo se riesce pure. Perfetto, facciamo una prova con qualche vita, qualche bullone.
è riuscito ad aspirarli, ma qualcosa è rimasta all'interno del tubo. Perfetto, quattro viti sono rimaste all'interno, ma dobbiamo aspirarle. No, con oggetti leggermente più pesanti non riesce comunque a tirarli su, però è un utensile destinato, ipotizzo, più che altro alla pulizia, non al sgomberare il laboratorio da oggetti pesanti. Queste sono leggermente più pesanti delle altre che ho aspirato, però è un esperimento che stiamo facendo solo per vedere quali sono i suoi limiti. Al momento tutte le altre viti sono qua dentro, quindi quelle più piccole è riuscito ad aspirarle senza problemi. Vi ricordo che nel libretto di istruzioni sconsigliano vivamente l'utilizzo dell'aspirapolvere senza sacchetto, proprio per proteggere il filtro, perché nel filtro, come vedete, comunque si accumula sporcizia, quindi si potrebbe danneggiare. Io lo sto facendo solamente per farvi vedere il funzionamento dell'aspirapolvere, poter rimuovere poi lo sporco dall'interno del contenitore e dimostrarvelo, però il filtro si riempie davvero di sporcizia. Questo è il metodo per smontarlo. Per rimontarlo basta rimettere questo sulla base e stringere. Il montaggio del sacchetto va fatto inserendo in questo foro la sporgenza ricurvata verso l'alto che vi ho fatto vedere poco fa. E allora basta inserirlo e premere fino in fondo, così già il sacchetto è montato, pronto per essere utilizzato. Ho rimosso quindi il filtro pieghettato ed il filtro di carta e posso procedere a fare la prova aspirando l'acqua. Questa è l'acqua all'interno del contenitore. Vi ricordo di asciugare per bene poi sia il contenitore che la parte alta dove c'è il filtro e il motore, perché altrimenti comunque con il resto della polvere che abbiamo aspirato si creerebbe un impasto. Lo stesso contenitore, quando aspiriamo i liquidi, dovrebbe essere perfettamente pulito e comunque vuoto. Allora, adesso valutiamo i pro e i contro, parliamo di alcune cose importanti. È piccola e maneggevole, ci permette di utilizzarla veramente in tutti gli angoli della casa, del box auto o fuori, se abbiamo una proprietà privata, nel nostro giardino, possiamo pulire l'auto senza avere la necessità di dover andare a collegare prolunghe su prolunghe per poter raggiungere punti difficili. Loro consigliano di non utilizzarla senza sacchetto, e vi lascerò anche il link nella descrizione di questo video in basso per poter acquistare sacchetti e poterli utilizzare quando finirà quello che vi danno in dotazione. Allora, i pro e i contro. Il contro è la durata relativamente limitata, perché sono solo 20 minuti, ma in 20 minuti di utilizzo continuo io penso che si possa pulire l'auto comunque i punti dove è difficile arrivare con altri tipi di aspirapolvere. Ha questa parte frontale nella quale c'è la batteria che va chiusa facendo fare dei click, altrimenti si riapre durante l'utilizzo, si potrebbe accumulare polvere, eccetera. Poi da questa parte ci sono queste mezzelune che ci permettono di alloggiare gli accessori, quindi avere tutto in ordine e poter trasportare tutto assieme. L'unico neo è nell'afferrare l'aspirapolvere, col polso si attiva perché si preme involontariamente il tasto che sporge un poco, e questo basta per attivarla involontariamente. È una sciocchezza, però quando si afferra, se si va di fretta, purtroppo si accende. Nulla di che, però
è una caratteristica che ha. Allora, cos'altro dire? Mi sembra abbastanza leggera, facile da trasportare. Questo è il supporto per montarla a parete, che va montato ovviamente tramite questi fori, va fissato a muro. Qua c'è un foro poi più largo che ci permette di raggiungere l'altra parte col cacciavite o l'avvitatore per poterlo fissare agevolmente. Questo però non va fissato in questo modo, ma va fissato così, a testa in giù, per capirci, perché entrerà questa parte e la fisseremo a muro tramite questo. Ovviamente va fissata a muro con il contenitore completamente vuoto, sia di liquidi che di materiali, trucio, di quello che abbiamo aspirato comunque, perché aumenterebbe il peso e forzerebbe sul supporto. Che altro dire? È un semplice aspirapolvere. Io sono felice che me l'abbiano regalato, ringrazio ufficialmente Johnny, Daria, Sergio, Chiara e mia moglie per questo regalo. Sapevano che sarebbero andati a colpo sicuro perché ne ho parlato qualche giorno prima. E oggi mi hanno fatto questo regalo, quindi grazie ragazzi. Per il resto ha le batterie compatibili con la linea X20 V-Team. Proviamo pure la batteria da 20 volt se funziona. Funziona anche con la batteria da 2 A, non solo con quella da 4 A. La batteria in dotazione con questo utensile, però possiamo utilizzarla anche con l'avvitatore, smontagomme, flex, quindi la smerigliatrice angolare e tutti gli utensili che abbiano la linea della X20 V-Team. Questa è la batteria che abbiamo utilizzato oggi. Non ho aspirato tantissimo, però l'ho utilizzata e ancora risulta al massimo. Sulla parte alta possiamo collegare un'altra colla da qua a questo anello in modo da poterla appendere in spalla e lavorare più agevolmente senza doverla tenere per forza con l'altra mano. Va bene, ho finito davvero, quindi vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito a mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, lo avete ritenuto utile. Vi invito anche ad iscrivervi al mio canale cliccando sul tasto iscriviti e poi attivare le notifiche cliccando sulla campanella qua sotto e ci vediamo per i prossimi video. Adesso devo andare però a pulire la macchina, l'ho promesso a mia moglie e devo andare. Ciao ragazzi, alla prossima.